Circa 3 ore di musica per raccontare una carriera lunga 30 anni, coronata da tanti successi, ma soprattutto dall'affetto del pubblico. Tutto questo sarà Uno come te, 30 anni insieme, il concerto evento con cui Gigi D'Alessio festeggerà l'importante traguardo della sua carriera musicale. Una festa che l'artista ha voluto fare nella sua Napoli, a Piazza del Plebiscito, lì dove tutto ha avuto inizio, cantando tra matrimoni e battesimi. L'appuntamento è fissato per il 17, data sold out, con diretta in prima serata su Rai 1 e Radio 2, e sabato 18, serata che sarà ripresa per realizzare un docufilm «Volevo fare», uno spettacolo importante nella mia città, sottolineato da Alessio, che ai nostri microfoni poi continua. Qui io sono un uomo che canta, ma l'ho sempre detto, no? Che io mi piace essere rispettato come persona, non è che se sei famoso devi rispettare, se non sei famoso, anche chi fa l'idraulico, chi fa il muratore, sono persone, quindi bisogna rispettare prima le persone e poi quello che rappresentano. Io sarò in questa piazza, canterò per la mia gente, ma perché è l'uomo che fa il cantante. Io sono il manager di me stesso fondamentalmente, l'ho fatto bene perché ho fatto le mie scelte. Quando erano medaglie mi sono preso le medaglie, quando non erano medaglie non mi ha svegliato niente. Quindi la cosa fondamentale è che io sono riuscito a mettere insieme tutte, e vi assicuro ragazzi che è stata la cosa più difficile, nemmeno i cantanti. La musica è stata la cosa più semplice, mettere insieme tutto, tutte le strutture, non è stato facile. La presentazione dell'evento questa mattina nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia, alla presenza del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Abbiamo detto che innanzitutto la festa di un giovane napoletano che si è affermato nella vita e nella sua attività artistica. È uno degli artisti italiani che ha maggiore rilievo anche internazionale. Sono due serate a Piazza Plebiscito che servono ovviamente a rilanciare anche un'immagine di bellezza, di rinnovamento, di Napoli, del Sud, di senso della vita, ecco. Quindi saranno giornate bellissime, sicuramente di grande partecipazione anche giovanile.